Alisson voto 5,5. Sul gol preso è il ritardo evidentissimo, anche se la colpa principale non è certo sua. Per il resto della partita è preciso e puntuale negli interventi, e nel finale salva il risultato su un bolide dalla distanza. Bruno Perez voto 5,5. Come di consueto attacca con grande caparbietà, ma in difesa pecca di disattenzione e compie errori piuttosto banali. Manolas voto 6. Cerca di dare più ordine possibile ad un reparto in evidente stato confusionale, ma ci riesce a sprazzi. Certo è che non può fare tutto da solo. Fazio voto 5,5. Non compie errori particolarmente gravi, ma in fase di impostazione è spesso impreciso e disattento e si fa saltare facilmente dagli attaccanti avversari. Juan Jesus voto 3,5. Ogni volta che farà un errore decisivo per il risultato finale, gli scalerò il voto di mezzo numero. Sono proprio curioso di vedere a quale numero negativo arriveremo a fine stagione. Paredes voto 6. Si trova a suo agio nella posizione di regista, ma i suoi passaggi a volte sono lenti e prevedibili. Deve ancora maturare molto per conquistarsi un posto da titolare. Nainggolan voto 5,5. È evidente che ha un netto bisogno di rifiatare, visto che finora ha giocato ogni minuto disponibile. La stanchezza gli porta a sbagliare molti passaggi e a non essere incisivo come al solito in fase offensiva. Gerson voto 5. Esordio da titolare anomalo per il talentino brasiliano, che fatica terribilmente a gestire la palla ed appare molto in confusione contro i giocatori avversari. Non è certo una bocciatura definitiva, ma francamente non mi è proprio piaciuto. Iturbe voto 4,5. Letteralmente imbarazzante sotto tutti i punti di vista. L'unica cosa che si può salvare è il consueto impegno, che però nel calcio non può assolutamente bastare. Perotti voto 6. Segna il rigore con una freddezza fantastica e per il resto della partita si occupa di gestire palla e servire assist per i compagni. I suoi passaggi però non sono sempre precisi. El Shaarawy voto 6. Si conquista un altro rigore abilmente e per il tempo che resta in campo si impegna a tutto campo con dribbling e tanta corsa. Dzeko voto 6. Entra al posto di Gerson e dal suo ingresso in poi cresce nettamente la proposta offensiva dei giallorossi. Va vicino al gol di testa, ma il cross dalla destra viene sporcato all'ultimo istante e lo mette in difficoltà. Totti voto 6. Entra al posto di Perotti e prova qualche assist e passaggio illuminante, ma i suoi compagni di squadra non riescono a sfruttarne nessuno. Non può fare sempre tutto lui. Florenzi voto 5,5. Entra con ultimo ingresso al posto di El Shaarawy, ma non ha un grandissimo impatto nella partita. Prova a organizzare delle manovre di gioco, ma sbaglia passaggi e cross, praticamente tutto. Mister Spalletti voto 5,5. La sua Roma appare in evidente difficoltà fisica e mentale, e il mercato a metà, fatto nel periodo estivo, influisce senza ombra di dubbio. Prova a fare un po' di turnover, ma l'impatto degli esordienti non è stato esaltante, segno che se non ci sono i titolari si può giocare male contro chiunque, e questo per una squadra come la Roma non è assolutamente accettabile. Il voto finale che ho voluto dare alla squadra è un 5,5, un voto che devo dire la verità è abbastanza alzato per il fatto che comunque abbiamo fatto un pareggio nella partita più difficile del girone, ma nel complesso la prestazione non mi è veramente per nulla piaciuta. Ho visto tantissimi errori in fase di impostazione veramente banali e in difesa balliamo veramente terribilmente. L'unica cosa che si può salvare è la partita di Perotti, l'ingresso di Dzeko che comunque mi è piaciuto, ma nel complesso la squadra deve migliorare nettamente per poter impensierire e per poter vincere partite di questo tipo, che devono essere necessariamente vinte per poter puntare a qualcosa di importante a fine stagione. Bene ragazzi, questi erano i miei voti personali di Viktoria Plzeň Roma 1-1. Vi invito a farmi sapere nei commenti quali voti avreste dato voi, se siete d'accordo con i miei e quali sono stati secondo voi i migliori e peggiori della partita. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro gladiatore giallorosso 94. Ciao ragazzi!